incuriosiva, penso di interpretare anche in pubblico. Quali sono, magari non tutte, le 101 ragioni per cui tu mi pare che nel libro, che io ho divorato naturalmente, in effetti poni una sola di queste 101 come il modello della, certo, del motivo per cui non credo. Cioè, e esponi questa cosa. In effetti all'inizio di questo libro dico che se basterebbe 100 motivi, 100 sono superflui. Cioè, se qualcuno afferma che esiste Allah, o che esiste Yahweh, o che esiste Dio, deve dimostrare che esiste. Lo deve dimostrare lui, chi lo afferma. Non è colui che nega che deve dimostrare qualcosa. Bertrand Russell ha portato un esempio. Se io dico che intorno alla Luna gira una teiera di valore immenso, la vecchia teiera cinese, sono io che dovrò dimostrarlo. Se io dico che c'è un'isola tra Capri che è sconosciuta, sarò io a dimostrarlo. Oppure altri hanno portato altri esempi. Se io sostengo che in cantina c'ho un marziano, devo dimostrarlo. Se poi gli dico, però è invisibile, ma è potentissimo. Vabbè, fammi fare qualche dimostrazione della sua potenza. Lo fa solo se vuole lui. Vabbè. A questo punto è inutile. Un filosofo greco diceva che ciò che viene affermato senza prove può essere negato senza prove, e finisce lì. Quindi basterebbe questo dire che razionalmente non si può credere in qualcosa di cui non è stata dimostrata l'esistenza. Però ho voluto raccogliere invece gli altri 100 motivi per i quali non si può credere. Il principale, che tutti riconoscono come un problema, è l'esistenza del male nel mondo. Com'è possibile che esista il male nel mondo se questo mondo è fatto da un Dio buono e onnipotente? O non era buono o non era onnipotente. Tutte e due le cose assieme non possono aver prodotto questo disastro. Vabbè, allora si comincia con lo scarico di responsabilità. Ma lui voleva farle bene le cose, forse ci sarebbe pure riuscito, però c'è stato lo zampino del diavolo. E il diavolo chi l'ha fatto? Lui. E allora lo poteva fare pure meglio, anzi sto diavolo, che era il più bello degli angeli, stava in paradiso, lo vedeva e gli si è ribellato. Come Lucifero. E appunto. Non è possibile. È l'invidia che domina il mondo. E perché non l'ha fatto meglio? Questo diavolo, questo Lucifero, lo poteva fare come ha fatto Gabriele. Perché lui ci lascia liberi, questa è la grandezza. Signore, il dibattito un po' più tardi, per favore. Io sono contento del dibattito e lo faremo. Certo. Lo faremo. Non insieme, se no facciamo un dialogo, un battibecco che è peggio. Comunque, la mia idea è che se Dio, fin dalle origini, sapeva che io adesso stavo qui a parlare con lei e ha voluto questo, sapeva che sarebbero morti 30 milioni di fame, 30 milioni di bambini ogni anno, e il Papa ha ricchezze infinite, sapeva che la gente ha donato per fare opere di culto alla Chiesa tanti beni, la Chiesa ha costruito monasteri, tante cose, poi frati, i preti sono diminuiti, sti monasteri, sti seminari sono diventati alberghi, ristoranti, sale da ballo, 100.000 edifici in Italia che non pagano l'ICI e fanno concorrenza sleale agli edifici commerciali di tutti gli altri cittadini. E perché l'ha permesso? Per la libertà dell'uomo. Ma questo è da dimostrare, anche perché io, probabilmente lei è testimone di Geova, ma io parlo soprattutto per i cristiani, non lo so, i cristiani credono che finita questa vita ce ne sia un'altra, nessuno ne fornisce la prova, ma quello che è bello è che quest'altra vita futura sarà felice per tutti, nessuno peccherà più, il male non ci sarà più, sarà il regno della bontà. Allora il libero arbitrio che fine ha fatto? È finito. Poteva farlo dall'inizio senza libero arbitrio, visto che quella fine dobbiamo fare
essere felici, c'era bisogno di farci soffrire tanto per diventare felici. A me sembra una storiella da raccontare come quella di Babbo Natale. Ho accennato i beni della Chiesa. Questo 101 motivi, ogni capitolo c'ha uno dei motivi. I beni della Chiesa mi ce ne sono voluti due capitoli, perché è una cosa immensa, infinita, ingiustificabile. Anche molti teologi cristiani, come Boff, dicono la cosa più grave per la Chiesa, di cui deve chiedere perdono, non sono tanti i preti, i pedofili o altre cose di questo genere, ma è la ricchezza che c'ha. Vi voglio leggere cosa ha detto questo Papa da adesso, quando era cardinale. Ha dichiarato: purtroppo nella storia è sempre capitato che la Chiesa non sia stata capace di allontanarsi da sola dai beni materiali, ma che questi le siano stati tolti da altri, e ciò alla fine è stato per lei la salvezza. Ecco, bisognerebbe che il governo salvasse la Chiesa, questi 100.000 edifici che sono stati dati dalla gente per opere di culto e non servono più e sono diventati esercizi commerciali, perché non toglierli e ripagare il debito di questa gente che ha donato questi soldi e che ora c'ha da pagare il 120% del PIL di debiti? Sarebbe un'opera meritoria per lo Stato italiano e per la Chiesa. Qualcuno sostiene che senza Dio tutto è permesso, senza Dio tutto è permesso. Anche Dostoevsky lo ha detto in un suo famosissimo romanzo. Ma non è vero, è vero il contrario. Lo vediamo oggi con le guerre di religione. È in nome di Dio che tutto è permesso. Le stragi più infami sono state commesse nel nome di qualche divinità. Colui che si sente di fare la volontà di Dio, in malafede o in buona fede, si sente autorizzata a commettere i crimini più gravi, perché è convinto di farlo per uno scopo nobile e superiore. Ma è vero che la morale della Chiesa è la migliore che possa esistere, io qui lo tratto diffusamente, ma di quale morale stiamo parlando? Quando il modello, che è il Dio degli ebrei, perché da lì nasce il cristianesimo, Yahweh si comporta in questo modo. Ce ne sono tanti di esempi, ne voglio fare uno o due. Gli ebrei erano prigionieri, probabilmente non è vero, anzi sicuramente non è vero che è successo così, ma probabilmente non sono stati manco prigionieri esuli in Egitto, ma ci andavano a lavorare alla costruzione delle piramidi e poi tornavano nel deserto da dove venivano. In ogni caso, nella Bibbia c'è scritto che Mosè e Aronne chiedevano al faraone di lasciar libero il popolo ebreo che stava prigioniero. Il faraone non era d'accordo, l'ha sempre negato. Ci sono state una serie di piaghe, le cavallette, la carestia, la fame. L'ultima piaga, la Bibbia dice, Dio, dopo aver indurito il cuore del faraone, gli ha fatto negare a Mosè di lasciar libero. Gli ha detto di nuovo no, ma non è che l'ha detto no, si lascia intendere che probabilmente avrebbe pure acconsentito a lasciar libero il popolo, però prima Dio gli ha dovuto indurire il cuore. Così quello ha rifiutato di lasciarlo libero. Ebbene, e che cos'è successo? Che Dio, Yahweh, che dovrebbe essere oltre che potentissimo anche buono, manda l'angelo sterminatore ed ha ammazzato tutti i figli primogeniti maschi degli egiziani. Ma che colpa ci avevano questi poveri figlioli, alcuni che erano appena nati? Ma che colpa c'è? Questo è un esempio di moralità. Questo è un Dio fatto a immagine e somiglianza, non me ne vogliono gli ebrei, ma del popolo ebreo di allora, che doveva conquistare la terra che non aveva e voleva infondere il popolo, come ci è riuscito, l'idea della protezione divina, eccetera. Ma certo, questo non è un buon esempio di moralità. Oggi sarebbe condannato per terrorismo. Uno che fa un'azione criminale per
indurre qualcuno a fare qualcosa che non vorrebbe fare è un'azione che fanno i terroristi, quelli che le torri gemelle, è un atto di questo genere. Allora, la morale che proviene dalle cosiddette religioni del libro è una morale vecchia che forse andava bene anche per allora, ma non tanto, oggi certamente non più. Oggi un padre eterno che fa una cosa del genere verrebbe condannato per terrorismo, senza pensare poi quante cose ha fatto un generale. Jefte ha promesso a Dio che se a Yahweh, che se avesse riportato la vittoria in una battaglia avrebbe sacrificato a Dio la prima persona che incontrava al ritorno in città. La sfortuna ha voluto che incontrò la figlia, la prima persona, e allora fedele al patto, alla promessa, la doveva mettere a morte. La figlia l'ha supplicato, ma io sono ancora vergine, dammi almeno un mese di tempo per piangere la mia verginità. E gli ha dato un mese di tempo, ma dopo l'ha ammazzata per davvero. E il Padre Eterno ha gradito l'olocausto. Ma ha gradito l'olocausto non solo questo, per fortuna Abramo l'ha evitato, ma ha ammazzato pure suo figlio. Dovremmo credere che ha fatto morire pure suo figlio. Ma che razza di padre è questo? Non l'ha ucciso. Non l'ha ucciso, ma è morto in croce. È morto in croce, quindi noi, i cristiani, credono, dovrebbero credere, che si salveranno solo per il sacrificio in croce del figlio unico di Dio. A me pare una cosa incredibile e razionalmente non si può credere. Ma senza andare indietro alla morale oggi, noi vediamo che la morale della Chiesa è bizzarra. Se c'è un divorziato che vuole andare in chiesa e ricevere i sacramenti, no, gli è impedito perché è divorziato e ha commesso un grave peccato. Ma se uno fa parte della banda della Magliano o non paga le tasse, però dà qualche aiuto sostanzioso alla chiesa, viene pure sepolto in chiesa. Avete mai sentito che la chiesa scomunica gli evasori fiscali? Ma che sono i benemeriti, basta che portano soldi alla chiesa. Ecco, questo poi, a parte che non ci si ritrova più nessuno oggi con la morale della Chiesa e la morale laica, certamente superiore, basta pensare all'etica del fine vita, queste storie che si vedono in continuazione. Un povero regista come Comencini si è dovuto buttare da una finestra al quinto piano perché aveva una malattia incurabile e era arrivato alla fine e voleva finire dignitosamente. Monicelli. È mai possibile che noi non si possa decidere sulle cose nostre? Stuart Mill diceva, noi siamo sovrani su di noi, sulla nostra mente, sul nostro corpo, l'uomo è sovrano. Ecco, questo io vorrei che in luogo delle cose cosiddette sacre che ci propinano le religioni, cose sacre fossero i diritti individuali delle persone, il rispetto degli altri, la democrazia, la trasparenza, il pagare le tasse, questo dovrebbero essere. Una altra considerazione prima di ridarti la parola. Noi vediamo che oggi in Italia la corruzione è dappertutto. Io non so come riusciamo a sopportare queste ruberie, questi scandali che succedono, il degrado morale è dappertutto,